Ecco, dimmi. No, l'ho fatta questa gara, ho perso, non mi hanno escluso. Ho capito. Anzi, mi hanno trovato il bu questa volta. Ai ai ai. Ha fatto male. Non mi ero iscritto neanche a quella gara qua. Ah. Invece qua il Massimo è riuscito a infilarmi dietro e ho perso. Giocando bene come sempre. Bravo. E te Robby cosa c'hai da dire? Io non ho toccato. Ok. Al campo numero 1, 3 punti per Massimo Fornaciari della Bocciotti d'Aquila contro Maurizio Barbato della Bocciotti d'Audaci, quindi padroni di casa Barbato, e questi sono i quarti di finale di questo trofeo Mattioli Hermes. Ah, Officina Meccanica Mattioli Hermes. Una gara regionale individuale per le categorie A, B e C organizzata dalla Bocciotti d'Audace del Comitato di Parma. Siamo nei quarti di finale, vediamo che la partita al campo numero 1 sembrava avviarsi verso il termine in favore di Barbato, invece giocatore di categoria B, avanti 11-3, e invece adesso siamo sull'11-9, sembra il suo favore. No? Un grandissimo recupero da parte di Fornaciari, prende il punto adesso Barbato, vediamo che Fornaciari va alla bocciata. Sbaglia la bocciata di Fornaciari, un errore molto grave in questo momento della partita. Campo a fianco, intanto colpito il pallino Mauro Bonfatti, colpisce la bocciata al volo Barbato al campo 1, costringendo Fornaciari probabilmente a tirare il pallino. Vediamo che invece propende per la costa. Prende il punto Fornaciari, vediamo una boccia in mano per Maurizio Barbato. Sbaglia la bocciata, quindi 11-10 a suo favore. Seguiamo per qualche secondo il gioco al campo 2, dove c'è Mauro Bonfatti della Bocciotti d'Audace contro
Pacchiani della Bucciocchi la Rivola, mentre al campo 3 vediamo in questo momento Gianluca Corruzzi alla bocciata contro Giuseppe Paglioli, due giocatori dell'Audace. Torniamo al campo numero 1. Vediamo che dopo un punto di circa 90 cm di cominciare risponde con un punto di 70 cm di barbato. Adesso bersaglio per cominciare. Sbaglia la buzzata barbata. Non posso tirare il volo. Partita con la testa. Intanto seguiamo Gianluca Corruzzi che cerca di annullare la tornata tirando per il volo. Solo che il pallino non esce dal campo, quindi lascia partita a Paglioli col punteggio di 12-3. Si vedeva meglio le mie porte. La destra, lì. Ciao Giorgione. Abbiamo la bocciata di Barbato. Guardi! Il pallino. Vediamo Ciccio. Misurazione dell'arbitro se bersaglio boccia pallino. Quindi soli pezzi. Ciao Claudio. Colpisce perfettamente il punto, però rimane barbato. Ultima boccia della tornata in mano a Massimo Fornaciari. Quindi passa il turno Maurizio Barbato, passa in semifinale con il punteggio di 12-10. E chi sarebbe? Vecchi Claudio, il presidente del comitato di Parma. Il migliore di Parma. Sì, io sono sicuro, ma infatti l'hai anche preso. È andato fuori, però infatti la macchina ce l'aveva girata di là. Non glielo dire, però. Va bene, non lo saprà mai. Abbiamo il folto pubblico presente questa sera presso il bocciodromo della Bocciocchi l'Audace. E qui? No, ci dovrebbe essere una macchina fotografica anche lì sotto. Se ve la passate. È tutto il blocco. Grazie. Devo passare,
Non ce ne siamo accorti, Maurizio, non ce ne siamo accorti. Ora quella voce là che mi diceva bene. Vorremmo il commento delle tante capi, no, ma mi ha messo tutto il mondo, guarda che bello, le mica lì, se no, quei cazzi si chiamano. Volevo il commento tuo sulla gara. Vai su YouTube, prego. Ok. Vorremmo il commento però. Sei in diretta, eh? Sei in diretta. Ti sta vedendo in diretta. Andiamo al campione italiano Fausto Fava. Grande. Ti penso un Ecco Alessandro Feccia, un commento. Stai bene. Ho bisogno del commentatore. Ultimo quarto di finale, campo numero uno, tra Claudio Vecchi della Bocciofila in Cervo, Inter di Parma, Emanuele Nizzoli della Bocciofila Audace, Inter di Parma. Tutto a posto, caro? Insomma. Sì o no? Sì, dai. Sì. Sì. Ecco il nostro amico Rubertelli che... Sì, di qua che rompa i maroni. Di qua che rompa i maroni. Il cronista oggi. Andiamo a prendere il caffè? L'ho già preso, grazie. Dai, andiamo a prendere un altro. No, vieni a prendere volentieri. No, grazie. Vieni. Torniamo alla partita, vediamo Claudio Vecchi in accosto. Mi serviva il commentatore. Eh no, ma io non ci riesco mica, sono poco serio. Prendi con no, ma no. Prendi lui, prendi no, quelli seri non li vogliamo. Sì, no, seri non lui sì, lui è il commentatore. No, fa che finisce la bocciata Emanuele Nizzoli, ricordiamo quarto di finale, siamo sullo 0-0, prima tornata. Claudio Vecchi in accosto. Corta la boccia di Vecchi. L'arbitro è il signor Giorgio Stanga del Comitato di Parma. Corta ancora una volta la boccia di Vecchi. Vediamo Nizzoli. Si riesce a piazzare la boccia della tornata. E infatti 2 punti, 2-0 per Nizzoli. Pallino sui 20 metri per Nizzoli. 8
settimana la box sui 20 centimetri. Ottima la boccia di vecchio, anche fuori bersaglio. Zanizzoli carica il pallino e mette in terra un punto di avversario ancora per Vecchi. Colpisce la bocciata a Nizzoli, il punto rimane ancora di Vecchi. Pallino sulla tavola laterale. Ultima boccia della tornata in mano a Nizzoli. Stiamo perché il cappottino. Di Claudio Vecchi colpisce due punti a suo favore per Claudio Vecchi, che cerca di pezzare la terza boccia. Non gioca mica male. Fanno 10, 7 le perde. Quattro punti per Vecchi, quindi 4-2 a suo favore in questo quarto di finale. Pallino corto per Vecchi. Già lui l'ha giocato nel mezzo secondo, perché non sta, 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 perché non sta. Prende la boccia di Nizzoli. Rettifichiamo la misurazione dell'arbitro a favore di Vecchi, il punto di Vecchi. Sì, però sai cosa vorrei un quarto d'ora. Adesso con la seconda boccia Nizzoli. Colpisce perfettamente Vecchi, sposta entrambe le bocce dell'avversario. Costa per Nizzoli. Prende ancora il punto, vediamo se Vecchi decide di bocciare ancora. Vediamo che è già in pedana. Hai visto papà? Colpisce la sua boccia. Vediamo la decisione di Nizzoli, che decide di approfittare del vantaggio. Vania,
Colpisce il pallino che piazza tra tutti alla tavola di Fulvio Vecchi. Ecco, vice campione italiano Pacchiani della Bocciocchi da Rivola. Vediamo che Mizzoli riesce a fare giunto con l'ultima boccia, quindi un punto per Mizzoli. Una situazione molto difficile con tre punti più largo, 70 cm dalla tavola di fondo, Vecchi riesce a fare il punto. Mizzoli riesce a fare il punto. ...4-3 a favore di Vecchi. Pallino ai 23 metri. Punto di 45-50 cm ai 23 metri. Fa il punto Claudio Vecchi, ultimamente 23 metri, punto di 40 cm. Mizzoli indeciso se bocciare o andare in accosto, decide di bocciare. Sbaglia la bocciata Mizzoli. Prende il punto Mizzoli, punto di 20 cm. E Vecchi decide di nuovamente di accostare invece che come sarebbe stato più logico bocciare. Tutta la boccia di Vecchi. Vediamo che decide di bocciare nonostante che la boccia di punto sia leggermente impallata dalla propria ultima boccia giocata. Infatti colpisce la boccia di punto. Sergio, il signore lì, campione italiano di categoria 6. Ah, complimenti. Si chiama? È un mio parente anche, quindi la parente. Ah, complimenti, Un certo Panciroli Maurizio, terra di me. Della Valdenza, comitato di Reggio Emilia. Grazie per... Grazie Alessandro. Vediamo che con le ultime due bocce non riesce a fare il punto Vecchi e quindi Mizzoli ha la possibilità di sia di accostare che di bocciare. Vediamo che va in accosto. Porta la boccia di Mizzoli, 4 pari a questo quarto di finale. Pallino come sempre ai 21 metri. Punto di 40 cm, vediamo la risposta di Claudio Vecchi.
io ho pagato il tempo, la società deve prendere. Questo è quello di ancora non quello solo alla boccia vedi una bocciata di Emanuele Nizzoli, sbaglio ancora anche lì contrariato giocatore dell'Audace. Colpisce con la terza boccia Nizzoli. Ottima la boccia ancora di Vecchi, 30 centimetri. Lascia il punto Nizzoli con la sua ultima boccia. Vecchi. Propria terza boccia. Due punti. Due punti dice l'arbitro di partita, quindi 6-4 per Claudio Vecchi del Cervo. Ancora una volta pallino appena oltre metà campo. A proposito, ecco un altro campione italiano, anzi bicampione italiano, Michael Tosini. Ottimo il punto di Vecchi, 30 centimetri, vediamo la risposta di Vinzoli che è corto. Decide di bocciare Emanuele Nizzoli. Colpisce coprendo anche il fondo. Settimo premio Salati, 501. Sesto premio Nanni Salati, 594. Quinto premio Salati, 800. Troppo laterale la boccia di Vecchi, quindi punto ancora di Nizzoli. Anche se l'arbitro dopo la misurazione dice che ha fatto. 983, secondo premio, mezzo prosciutto, numero 706. Stavolta ottima la voce di Nizzoli, punto 6. Dice il prosciutto, primo premio, numero 721. Posizionato vicino alla tavola laterale sinistra della visuale dei giocatori. Leggermente lunga la boccia di Nizzoli, vediamo che Vecchi decide di appostare. Questi
Non prende il punto la borsa di Vecchi, quindi 6 a 5 a favore del giocatore del Cervo. Se vai in uno stadio con degli ultras di gravità, ti può mettere anche una scesa, la scavalca. Pallino ai 23 metri questa volta per Pizzoli. Agile non ce la fa, le ginocchia, la statistica ci sta cambiando. Lunga la borsa di Nizzoli. La risposta di Vecchi sembra leggermente laterale, leggermente laterale della borsa di Claudio Vecchi. Si è messo sul sito, viaggiate forte. Insomma, viaggiamo. Cameron italiano. Bocciato da parte di Claudio Vecchi. Adesso ci abbiamo fatto perdere anche se devo dire qua. Adesso ci è rimasto da fare. Sì, avete fatto un sbaglio tanto. Si sbaglia un po' in balletto, c'è tre robe in balletto. Stavolta sembra perfetta la borsa di Nizzoli. Secondo me la celebre lì, la celebre di Yandere, filmato. Giuseppe Orlandini della Gazzetta di Parma, il filmato va su YouTube. Su YouTube. Il mio canto si chiama Scarbotch con due C finali. Scarbotch come uno scarabocchio. Scarbotch. Scarbotch con due C finali. Il tuo account di YouTube. Giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Orlandini, che scrive di bocce, molto seguito sul quotidiano parmense. Non si sa. Ultima boccia della tornata per Claudio Vecchi. Guarda come ci si concentra. Lunga la boccia di Vecchi, quindi un punto. 7 a 5 a suo favore in questo quarto di finale di questo ennesimo trofeo Mattioli Hermes Officina Meccanica. Una gara regionale individuale per le categorie A, B e C organizzata dalla Bocciocchi L'Audace del Comitato di Parma. Qui siamo nel nuovissimo bocciodromo estivo con la tettoia, vediamo la copertura. Tre campi nuovissimi. Bella la voce di Nizzoli. Sbaglia la bocciata Vecchi. Fa il punto,
spostando letteralmente la boccia dell'avversario Claudio Vecchi, vediamo che Emanuele Mazzoli pedana per la bocciata, colpisce, sposta il pallino avanti di 5-6 metri e stringe il punto Mazzoli. Vediamo che Claudio Vecchi si appresta al tiro del pallino, passa la boccia e quindi adesso vediamo se sono 3-4 punti per Mazzoli. Se non andiamo errati sono 4, quindi 9 per Mazzoli, 7 per Vecchi. Pallino ai 20 metri questa volta per Mazzoli, la boccia ci sembra troppo laterale. Ciao da Gianni Furlattini. Sì. Allora, forte giocatore della bocciofila audace. Ci sarebbe una borsa da qualche parte? C'è. No, no. Allora no. E questo qua? Miguel Giornella. Scusami. Sei te che hai già le classifiche del Ducato? No. Del sito. Boni? O Savini? Non so. No, o Consigli? No. Ah, e ultimamente non l'ho aggiornato, non me l'ha mandato. Ah, ecco. Però lo fai te. Sì, teoricamente sì, dovrei. Quando me le mandano? Sempre aggiornato, però mandare. Anche perché sono prime ed ora saremo. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Esce la bocciata Mazzoli. Vediamo nuovamente l'accosto di Claudio Vecchi. Proprio in pancia pallino, come si suol dire. Vediamo che il pubblico è ancora aumentato. Colpisce perfettamente Mazzoli, vediamo lo sfogo della bocciata. Prende di un punto se non andiamo errati. Un punto conferma l'arbitro. Dichiara il bersaglio a sinistra, nell'angolo sinistro, Mazzoli sbaglia, quindi un punto, 10-7 a suo favore in questo quarto di finale, con una bocciata di Trotto che avrebbe avuto l'ambizione di segnare 3 punti, quindi fare partita. Invece un solo punto, quindi 10-7. A favore dell'audace, corta la boccia di Mazzoli. Thank you.
nel posto che dopo 10 minuti ce l'ho messo. C'è un tesoro. No, c'è un tesoro. Ho subito di quanto fatto ancora laterale la boccia di Nizzoli, quindi terza boccia della tornata da giocare per il scrittore dell'Audace. Perfetta questa terza boccia di Nizzoli, punto di 35 cm per 40, punto di 40 cm per Nizzoli. Vediamo che Becchi decide di non bocciare nonostante il forte vantaggio di bocce, e vediamo che c'è la misurazione da parte dell'arbitro, il signor Giorgio Stanga del Quintal di Parma. Non è fatto niente, quindi vediamo che Becchi pende ancora per la costa. Prende il punto il giocatore della bocciofila, il Cervo. Fa il punto in modo abbastanza fortunoso Emanuele Nizzoli, e vediamo se non andiamo errati, sono due pezzi, pallino e bocce. Vediamo che Becchi dichiara il pallino. Niente di fatto, un punto per Nizzoli, 11 a 7 sul valore di questo quarto di finale. Questa volta il pallino lo piazza sui 22 metri. Punto di 60 cm per Nizzoli. Bella la boccia di Claudio Becchi. Vediamo la bocciata di Nizzoli. Colpita perfettamente, ma lo sfogo sposta anche la propria boccia. Ancora bella la boccia di rispetto alla boccia di Becchi, che in realtà si ferma su tanto tanti centimetri prima del pallino. Però la mia lunghezza non prende, fa il punto, fa il punto Nizzoli. Vediamo Claudio Becchi con la terza boccia. Fa il punto e quindi vediamo ultima boccia della tornata per Nizzoli. Questo
quest'anno sì, negli anche gli usi. Sì, hai visto giocare qui? Prende il punto Mizzoli, quindi ultima boccia della giornata del Causi Vasti, che abbiamo bocciata, che dichiara il pallone, lo colpisce e vediamo lo sfogo. Dichiara bene quello qui giù. Stava dichiarando. Rettifichiamo, non ha tirato il pallino come forse sarebbe stato giusto, e quindi qualificazione per la semifinale per Emanuele Mizzoli col punteggio di 12-7. Semifinali di questo ennesimo trofeo Officine Meccaniche Mattioli Hermes, una gara regionale individuale per le categorie A, B e C organizzata dalla Bocciofila Audace del Comitato di Parma. Vediamo che in campo, al campo 1, ci sono Giuseppe Paglioli, che ha appena giocato il primo costo della partita, e Mauro Bonfatti, entrambi dell'Audace. Comitato di Parma, così come anche al campo 3 c'è un altro derby in campo tra Maurizio Barbato e Emanuele Mizzoli, ancora una volta entrambi dell'Audace. Ci concentriamo sul campo numero 1. Dopo la prima tornata 1-0 a favore di Paglioli in questa semifinale tutta di categoria A, colpisce Mauro Bonfatti alla tavola di fondo. È proprio Bonfatti che segna il punto. Intanto il campo 3, il punteggio è 1-0 a favore di Mizzoli. Sì, però ancora ottimo punto di Paglioli. Vediamo il sottomano di Bonfatti che sbaglia. Barbato il campo numero 3, purtroppo per lui con l'ultima della tornata. L'arbitro il campo 3 è il signor Claudio Boni del Comitato di Parma, il campo numero 1 Italo Corpiere, sempre del Comitato di Parma. Ma carica il pallino Mizzoli il campo 3 e il punto rimane la tavola di fondo di Barbato. Intanto la boccetta, la propria boccia corta, non sortisce effetto per Mizzoli. Campo 3, vediamo che tira l'ennesima boccia corta. Vediamo la tira.
un punto per Barbato al campo numero 3, quindi uno per Orlo, mentre il campo numero 1 ci andiamo avanti, un punto per Paglioli 2-0. Anzi, 2 punti, quindi 3-0. Passa la boccetta di Salio Campi 3, un pallino appena oltre metà campo. Esce la boccetta. Seconda Mazzoli, il campo 3. Paglioli, ma carica la parte alta, sono un punto per buon fatto. Piazza 3 punti alla tavola di fondo con il primo punto bersaglio, la bocciata di Barbato. La terza boccia, ultima boccia della tornata. Qui c'è il pallino anche Paglioli. Intanto il campo 3 che Barbato colpisce perfettamente la bocciata della tavola di fondo e rimane sotto il punto. E vediamo l'ultima boccia di Bonfatti alla tavola di fondo con 3 punti in terra per Paglioli al campo numero 1. Al campo numero 3 rimane un punto per Mazzoli, quindi 2-1 a suo favore. Cinque a zero per 5-0 per Paglioli del campo numero 1. Bella la boccia di Paglioli, 30 centimetri ai 20 metri. Colpisce, carica, boccia, pallino con la seconda, rimane un punto di
80 cm di arpaggiare alla parte di fondo. Ancora corta l'ultima boccia di Bonfatti, quindi vediamo la seconda boccia della tornata giocata da Paglioli. Secondo punto. Non riesce a fare col secondo, con la seconda boccia il punto barbato al campo numero 3. Per Paglioli. Zero in questo finale. C'è in questa semifinale per Paglioli. Con Paglioli primo finalista battendo col punteggio di 12-0 Bonfatti. Ci concentriamo sul campo numero 3 dove il punteggio è 3-1 per Mazzoli su Barbato. Vediamo che il punto è a bersaglio di Barbato. Vediamo la bocciaccia di Mazzoli. Colpisce e fa uscire il pallino dal campo, quindi si ripete la tornata. Torniamo in cronaca al campo numero 3. Corta la boccia di Barbato. Tutto ancora con Mazzoli. Stavolta lunga la boccia di Barbato, unico giocatore di categoria B qualificato per le semifinali. Ricordiamo che la gara è stata organizzata con la separazione delle categorie alla terza partita. Thank you.
ottima la boccia di Mezzoli, quindi... Sposta leggermente il pallino Mezzoli con l'ultima boccia e potrebbero essere anche 4 punti. Quindi 7-1 per Mezzoli. In questa giocata di eccellente livello. Pallino sui 22 metri per Mezzoli. Lunga la boccia di Mezzoli. La vita giornata, eh? La pesera. Sì. E la battita. Ma sei altro, capisci? Però l'hai inficiato. La lascia vita giornata in Spagna. Per il secondo tempo. Di ora la seconda boccia. Ah, è solo una sposta alla propria boccia, quindi punto probabilmente ancora di Barbato. Sì, che te. Armato. Sì. Bersaglio per Mezzoli. Vediamo. Che Barbato si presta la bocciata, anche se non è facile dentro la propria boccia corta. Posizione fastidiosa, sbaglia la bocciata Barbato. Con l'ultima boccia di Barbato si è tornato, vediamo l'ultima invece di Mezzoli alla ricerca del secondo punto, e così è, quindi 9-1 in questa semifinale per Mezzoli. Ho preso, lo sai?
dell'avversario a 25 cm dal pallino. Vediamo la boccetta di Mazzoli. Voglio la boccetta Mazzoli. Vediamo la boccetta Mazzoli. Carica il pallino, quindi punto ancora di barbara circa 90 cm. Una goccia della tornata giocata da fatto ci devi non bruciare, non più sta poi il punto secondo punto per Barbato, quindi 9 a 3 il parziale. Mi sembra che non è un po' devo confermare che il pubblico non è composto da sole due persone girate sulla destra. Posizionati a fianco del campo numero uno e sulle tribune ai nostri fianchi. Quella che sarebbe lì, semmai è lì. Di 40 cm di barbato. Si è messo così. No, se vuoi faccio un video, non mi chiedo. Quello è il
quello di, dopo quello pelato. Ma è lontano dove vedi il cavallo che fa. Ma qual è il fare? Prende il punto con l'ultima volta di Soli. Vediamo. Tre pezzi. Secondo punto. Rimangono ancora due punti. Davvero? La camera di San Vito? Incredibile. Gli manca tutta la squadra. Fa il punto con l'ultima box Barbato, quindi un punto 9 a 4 per Mazzoli. Il parziale. Vediamo il commento da parte di Gianluca Coruzzi. Saluti. Vorremmo un commento. Di poche parole Gianluca Coruzzi stasera. Ottima la prima cosa di Mazzoli. 25 centimetri, vediamo la risposta di Barbato. E tu che fai? Proviamo il parziale 9-4 per Mazzoli. Ottima la bozza di Barbato. Fine ancora da perdere. Bersaglio. Pisce la boccia cercando pallino Mazzoli e due punti in terra al momento per punto a prendere anche se di poco. Grazie bocce della tornata per Barbato. La va? No? E ti chiudo? Ah, guarda là. Buona, quindi prende il punto. L'ultima boccia della tornata di Emanuele Mazzoli. Credo che non ti darà più di me. Io sarò lunga. Quindi vedi una linea. Ho fatto un'occasione per cucciare. Alla vena? Secondo punto, se non sono errati, quindi 6 per Barbato, 9 per Mazzoli, questo semifinale notevole da parte abbiamo di categoria B, Ciocchi l'audace. Quindi, abbiamo bene, cosa ha fatto? Perché Germania vuole
Germania? Ah no, costo per una boccia della tornata
è stato fuori. Prende il punto, quindi 9 pari in questa semifinale. Ah sì, è vero. 9 pari. 9 da parte di Mussoli, vediamo che era il volo sbattato. Mare che sto chispa fa di ponte, se tu che fa di ponte va bene. Per punto con l'ultima boccia della tornata Mussoli. Ha fatto dichiaro il volo, anche se a bersaglio. Buona la bocciata di Barba. Che cosa l'hai detto? Non è che hai detto, ha fatto un po' di scherzi. Due punti Barbato, quindi 11 a 9 a suo favore, 11 a 9. Oh.
guardato il ballo? No, l'ha fatto guardare. Bersaglio? 20 centimetri. Secondo me che può... 20. Scusa? Grazie. Corta circa 120 metri. La tavola! Undici pari! Non riesce a piazzare la boccia di Vita Mizzoli, vediamo che... una tornata, si gioca entrambi i giocatori della finale. Pallino, come di consueto, all'ultima riga, quasi con Mizzoli. È tutta la prima che va. 22 metri circa. È lunga, ma a questo punto della partita gli stanno dietro la camera di strada. 5 centimetri per Mizzoli. Che pesa è, Dani? Che pesa è? È corta. Ah! Preso il punto da parte di Barbato. Ciao, dai. Sono tre pezzi, quindi vediamo la salta da parte di Mizzoli. Esce la boccia, sa dire che Pallino esce dal campo. Quindi sono 11 pari per tutta la tornata. Questa l'ha messa in mezzo. Questa è bella. Una boccia di Mizzoli, meno di 20 centimetri. La curva. Quindi
fatto i pezzi scusate prendendo caro la pelle Chiave il pallino barbato, sbagliato, quindi di nuovo vengono riposizionati i pezzi. Sì, la tua voce è quella che vuoi dire. Sei giù, non c'è papi bene? Non vuoi. L'ultima boccia, pallino al volo per Barbato che sbaglia, quindi finale per Mizzoli che incontrerà Paglioli nell'ennesimo derby audace. Finita. Ma sì. Non ho mai visto il signor Guerra così serio. Come mai? Non mi vede. I bici da questo. Quattresimo trofeo Officina Meccanica Mattioli Hermes, una gara regionale individuale per le categorie A, B e C organizzata dalla bocciofila Audace del Comitato di Parma. Al nostro fianco il presidente del Comitato Claudio Vecchi che ci fa da commentatore. Sconfitto nei quarti di finale da Mizzoli. Comunque uno dei migliori categoria B dell'intera gara, secondo solo Barbato che è arrivato in semifinale, a sua volta battuto da Mizzoli. Vediamo il pallino. Alla tavola di fondo. Grazie.
da parte dell'arbitro, non di fronte di tutta quella gente. Economia. Non prende il punto Paglioli, quindi ultima boccia della tornata da giocare in questo momento. Posso andare? Prende il punto questa volta Paglioli, vediamo Paglioli alla bocciata. Sbaglia, quindi uno per Paglioli, porta avanti 3-0. L'arbitro di partita è il signor Italo Fortieri, sempre del comitato di parte. Il direttore di gara il signor Antonio Panciroli del comitato di Reggio Emilia. Da parte del signor Giorgio Stanga del comitato di Parma, che vediamo in questo momento colpisce la bocciata che io. Per Nizzoli, quindi punteggio 3-2 per Paglioli, questo derby tutto audace.
questa finale, pallino di tratto con il concetto sui quasi 22 metri per Mizzoli. Punto di 35 centimetri. Scotta le braccia di Faglioli. Fatto dalla nostra postazione appunto, ma una lavorazione ancora di Mizzoli punto. Probabilmente due punti piazzati questa volta dall'ultima box da Paglioli e quindi situazione che il secondo punto è solo. Dichiara il quarto punto Mizzoli. Le fasce del pulita praticamente hanno in terra per Faglioli. Dopo la bocciata al quarto punto che non ha prodotto effetto per Mizzoli, vediamo che sembra intenzionato a bocciare il secondo punto. Secondo punto. Lascia carga bene. Pulita e il punto rimane ancora di Paglioli. Nonostante quasi il cambio di colore. Un punto per Mizzoli, quindi tra pari in questa finale. Ma mi sta la sponda, ragazzi, ne passa di mezzo, passa di mezzo, capito? Tre a Bari. C'è per capire, c'è per guardare, il più saltato è in tutto, niente, ne passa di mezzo, lida. Cortola. Ma
fatto con la prima boccia in Fiori. Cazzo la boccia dorsale. Terzo punto, quindi 6 a 3 a favore di Paglioni in questa finale. Pallino sulla tre quarti per Paglioni. E bersaglio Che casino che cazzo.
bersaglio per Paglioli, Mazzoli. Pisce ancora, ma il punto è largo, quindi un punto per Paglioli, 7-3 in questa finale. Voi. Prego, prego. Vieni, vieni. Facciamo passare il direttore di gara. Signor Panci. Signor Panciroli, di Reggio Emilia. Oh, Dio, scusa. Madonna. Con l'accosto colpisce la boccia del punto Mazzoli, ma carica ancora una volta il pallino, quindi punto la tavola di fondo per Paglioli. C'è un tavola con Mazzoli, è complicata in questa finale per Emanuele Mazzoli, sotto 9-3, dopo la terza boccia della tornata. Questa è la boccia di Paglioli. Che era la boccia del punto Paglioli. Dopo aver realizzato un punto di Soli, leggo 9-4 per Paglioli. Punteggio parziale. Mazzoli ha appena colpito una bella bocciata sotto qua. E adesso Paglioli cazzo mi passa 30 cm. In modo spettacolare Mazzoli, cambiando di colore la boccia dell'avversario. Ciao.
Allora, pallino a cedere. Due punti per Mizzoli e quindi 9 a 6 a favore di Paglioli parziale. Punto di 40 centimetri per Mizzoli, vediamo che Paglioli è indeciso se bocciare, ma vediamo che Paglioli decide. Opta per la bocciata. Ottima ancora la boccia di Mizzoli. 45-50 centimetri. Bella questa boccia di Paglioli, 20 centimetri e adesso Mizzoli è bocciato, esce un punto in terra per Mizzoli. Partita l'avversario, 12 a 6 per Paglioli, questa finale terminata in modo imprevisto, imprevedibile. Barbacco Maurizio dell'Audace, quarto classificato. Ok, vediamo tutto il pubblico presente. Ho sbagliato. Ti fini sempre nella famiglia Giorgia me. Ciao Mauro! Bravo! Ok. Facciamo la foto di gruppo? Secondo classificato Mizzoli Emanuele della società Audace. Potrei metterti anche il radio.
Mauro. Un attimo. Dai, ma siete proprio stronzi. Okay. Va bene. Sottolineiamo il dettaglio. Viaggio di Caracci, il 24esimo trofeo Officine Maglioli, Giuseppe Maglioli della società Audace. Ciao Beppe! Tifo da stadio per il vincitore Giuseppe Paglioli. Ne facciamo un'altra? Massimo, guarda però. Manu, io ho fatto tutto. È mancato il bacio, ma va bene lo stesso, dai. Foto di gruppo, dove era? Eccolo, eccolo. Sbagliato, ho fatto una foto con te. Sei fatto dell'audace. Non si vede. Un'altra, un attimo. Cos'è la gara sociale? Infatti mi sembra che manca. Io parlo. È la prima volta che va bene. Ragazzi, dietro! Si mangia! Manu! Andiamo al terzo tempo e vedremo chi sarà il vincitore del terzo tempo, notoriamente molto ambito. La bellissima postazione del terzo tempo. Scusa Coruzzi. Dicevo che piace la foto. È un video. Allora, si è comportato bene tuo figlio stasera? No, abbastanza, dai. Sì. È a posto. Vediamo che viene imbandita la tavola. Siamo agli sgoccioli del terzo tempo. C'è ancora il dolce e il dolce determinerà chi vince il terzo tempo. Vediamo che Michael Tosini è in testa, sì, è in fuga. Adesso, dopo il dolce, vedremo chi si aggiudicherà il terzo tempo. Vediamo ben posizionato anche Fornaciari. Ciao. No, non fare così. Salati e compagni. Possibile. Evviva! Saluti, cin. Vorremmo sapere chi è che ha vinto il terzo tempo. Salati. Salati? Sì, ok, allora dichiariamo vincitore, però manca ancora il dolce. Sì, il dolce. Adesso poi il dolce vediamo. Vincitore Antonio Salati. Va bene, col salato si può fare. Antonio Salati, il dolce col salato. Col Salati. Il futuro è presente. Mi hanno ormai gli accamati. No? Come si dice a Fiorenzuola, ghiamia tutta qua?
No. Diciamo che manca qualcosa. Non mica detto che sia proprio il coro, lo sei fumato, quello che è in atleta sì. Dai là. Beh, ha detto che è la prima della giornata. Guarda che ti posto su internet, è la mia bene. È la prima dopo l'altra. Ah, ok. Sei il nostro presidente, il presidente della Rivola, stai fumando. Ma da sì? È il presidente della Rivola. Evviva, dai! Ancora... Al vincitore! Mancino di merda, dammene un goccio. Mancino di merda. Ah, perché non avevo capito il soprannome. Maggio, passa di tappo, eh. Ah, beh. Non lo so io. Passa di tappo. Gianluca, rischi di vincere il terzo tempo, stai attento, eh. Ci manca giusto un bicchiere. Bevi a collo, bevi a collo. Andiamo con la sua. Che sfiga. No, non so di tanto. Grazie. Non si versa così, però non so come. Basta. Lo so, chi è che vuole? Michael, vuoi un goccio di... Sì, dai, via. Ok, allora vincitore ormai Michael Tosini, deciso. Ti sei impegnato anche te, eh?